strategia Farm to Fork dell'Unione Europea è sicuramente una grande e importante sfida per l'Italia. L'Italia da molto tempo è leader in Europa per quanto riguarda le produzioni biologiche, per quanto riguarda i terreni coltivati biologicamente, non ancora sul consumo, anche se sta costantemente crescendo. I dati presentati oggi qui a questa manifestazione Rivoluzione Bio alla Fiera di Bologna hanno mostrato ancora di più lo sviluppo e la crescita di questo settore. Il biologico è sempre più interessante per tutti i consumatori, per i consumatori di tutto il mondo, e particolarmente in Italia negli ultimi tempi abbiamo avuto delle notevoli sviluppi un po' in tutti i canali, in canali di vendita. E è importante anche il settore dell'esportazione. Quest'anno l'export è aumentato di un 8%, arrivando a rappresentare ben oltre il 6% delle esportazioni agroalimentari italiane. L'Italia è sempre più significativa e sempre più importante nell'ambito di questo mercato, ma c'è ancora molto da fare. Gli obiettivi sono di arrivare in accordo con Federbio e con le associazioni del settore, di arrivare oltre questo 25% che è proposto dalla Comunità Europea, di arrivare oltre il 30-35% dei terreni coltivati biologicamente, perché questo aspetto fornisce anche molta occupazione. I giovani sono sempre più interessati a entrare in agricoltura grazie al biologico, e nell'ambito delle aziende biologiche i giovani rappresentano già un numero significativo, circa un 30%. Il 30% degli agricoltori biologici sono donne e sono culturalmente di livello più elevato, laureati o diplomati, quindi sicuramente volti al futuro. Diciamo che sia gli agricoltori che sia i consumatori che approcciano il mondo del biologico sono sicuramente più smart e aperti all'innovazione e al futuro sia dell'agricoltura che dell'alimentazione.